Prima di morire, un padre disse a suo figlio: questo è l'orologio che mio padre mi regalò prima di morire. Ha più di 200 anni e prima che te lo regali, vai nel negozio dei gioielli qui in città, digli che lo voglio vendere e guarda quanto ti offro. Il figlio andò nel negozio di gioielli, tornò dal padre e disse: mi hanno offerto 100 euro perché è troppo vecchio. Il padre disse: allora va al banco dei pegni. Il figlio andò al banco dei pegni, tornò da suo padre a casa e disse: il banco dei pegni mi ha offerto solo 20 dollari perché è graffiato. Il padre chiese a suo figlio allora di andare al museo e di mostrare loro l'orologio. Il figlio silenziosamente iniziava a dubitare di tutto ciò, ma era comunque disposto ad agire come da sua ultima volontà. Andò nel museo e quando tornò dal padre gli disse: il curatore mi ha offerto 375.000 dollari per questo raro pezzo e per includerlo nella loro più antica collezione. Allora il padre rispose: volevo mostrarti che il giusto ambiente ti valorizzerà sempre nel giusto modo. Non arrabbiarti mai di non essere valorizzato se ti trovi nel posto sbagliato. Mai stare in un posto dove le altre persone non vedono il tuo valore o non ti senti apprezzato. Inizia con il conoscere il tuo valore, perché se non lo farai, ti accontenterai sempre di poco rispetto a ciò che meriti. Le persone che non conoscono il proprio valore si accontentano di troppo poco rispetto a quanto meritano realmente, nelle relazioni, nelle amicizie, nella loro professione o nel loro lavoro. Sanno che valgono di più, ma si accontentano in base alla definizione del loro valore da parte di qualcun altro. Questa è la differenza tra la maggior parte di persone e le poche. Questa è la differenza tra le persone che a malapena riescono a vivere la vita che hanno e le persone che amano la vita che hanno creato per se stessi. Tu devi conoscere il tuo valore. La maggior parte di persone consente a chiunque di influenzare la percezione di se stessi, ma le persone che amano la vita rifiutano di accettare le opinioni di persone con mentalità da quattro soldi. Rifiutano di essere chiusi in una scatola. Non si lasciano definire dagli altri, ma solo da se stessi. Conoscono il loro valore e lasciano che sia determinato solo da loro stessi, dai loro pensieri, non da quelli di qualcun altro. Non farti mettere il cartellino del prezzo da nessuno. Dici tu il tuo prezzo e non fare lo sconto a nessuno. Chi lo acconsente non è mai felice alla fine dei conti. Metti te stesso prima. Costruisci il tuo valore dal lavoro che fai ogni giorno, dal modo in cui ti presenti ogni singolo giorno, giorno dopo giorno. Zero scuse, no scorciatoie, solo una dedizione incessante ad essere il meglio che puoi essere. Se hai qualcuno nella tua vita che cerca di diminuire le tue abilità, in qualsiasi modo, è arrivato il momento di togliere queste persone. È ora di svegliare quella parte di te che vuole di più dalla vita, perché solo tu sai quello di cui sei capace. È ora di svegliarti e di scioccare il mondo. Sciocca chi dubita di te con un livello disturbante di determinazione, con un impegno verso l'eccellenza che non può essere abbinato a persone dal cuore debole. Scioccali tutti con le azioni che fai oggi, adesso. Tira una linea sulla sabbia e promettiti che non oltrepasserai mai più quella linea. Mai più indietro, con l'impegno di diventare la persona che nessuno pensava. Perché solo tu conosci quello che tu sei veramente capace di fare. In questo mondo devi solo guadagnarti il rispetto di una persona. Quella persona sei tu. Tu determini il livello di pretesa da te stesso. E lascia che te lo dica, è ora di pretendere di più. È ora di provare a tutti chi sei. È ora di provare a tutti chi diventerai. È ora di provare a tutti che si sbagliavano. Alza i tuoi standard, gioca ad un livello più alto. Non lasciare che nessuno si interroghi sulla tua integrità. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, mattone su mattone, parti ora. Costruisci le fondamenta con il lavoro, con l'impegno, con la determinazione. Alzati e diventa quella forza catalizzatrice, quella macchina inarrestabile alimentata dai risultati che otterrai da oggi al tuo ultimo giorno. Figlio mio, non accettare mai le opinioni degli altri sul tuo valore. Quando si parla del tuo valore,
non esiste un domani. Il tempo per decidere è ora. Scopri il tuo valore. Proteggilo. E mai, mai, mai accontentarti di meno.